sorprende, essendo un giallo, chiaramente un thriller psicologico, è la narrazione, quindi la capacità della scrittura di fino all'ultimo lasciarti sempre con la sorpresa, cioè non ti immagini come va a finire, non puoi immaginartelo, è realmente un taglio quasi alla Hitchcock finale. Quindi questo, diciamo, è indubbiamente poi come viene reso dagli attori, uno spettacolo talmente intenso, talmente bello, dove c'è una qualità nella regia di Giancarlo Seve che lascia stupefatti. Giancarlo, tra l'altro, ama scrivere le musiche, in questo caso la musica viene a dipingere in qualche modo il tempo recitativo di Paolo Ferrari e Andrea Giordana, e questo crea una simbiosi e una qualità, sottolineando la tensione del testo, ma nello stesso tempo la grandezza questo viaggio psicologico all'interno della mente dei suoi protagonisti. L'ispettore in casa Birling vede un cast d'eccellenza. I nomi d'obbligo sono ovviamente Paolo Ferrari e Andrea Giordana, con la regia di Giancarlo Seve, ma anche Crescenza Guardieri. Tutto il gruppo è assolutamente all'altezza dei due personaggi principali.